Bentornati su Sportivamente Parlando, lo spazio di radio web in volo dedicato alle attività sportive promosse dalla Repubblica di San Marino. Oggi abbiamo come ospite Luciano Zanotti, presidente della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per averci invitato e parlare di noi. Il tiro con l'arco è forse una delle realtà più caratteristiche di San Marino. Come e quando nasce la vostra federazione? La nostra federazione nasce qualche decennio fa, circa negli anni 80, con un piccolo gruppo. Poi la grande caratteristica è stata quella di svilupparsi su tre campi, che è il tiro istintivo, che viene svolto principalmente a Montegiardino, dove abbiamo un campo interessante, e in più anche l'aspetto storico. Queste sono le ultime due nate in casa Federazione Tiro con l'Arco. Chiaramente la federazione nasce come olimpico e abbiamo sviluppato questo settore partecipando a diverse olimpiadi, l'ultima quella di Londra con il mitico Lele e poi anche con il ragazzo che ha fatto le olimpiadi giovanili a Buenos Aires poco tempo fa, insomma. Quindi nasce da lontano, ultimamente si è sviluppata molto su tre settori. Alla vostra federazione fanno riferimento due associazioni sportive, una è i Lunghi Archi di San Marino e gli Arcieri del Titano. Può aiutarci a inquadrare i ruoli di queste due associazioni? La nostra federazione ha queste 2/3 anime, che sono una olimpica e l'altra istintivo storica. Per quanto riguarda l'olimpico, ci rifacciamo agli Arcieri del Titano, che sono deputati a fare l'attività olimpica, quindi compound e ricurvo. Questa attività viene svolta qui in strada Cardio, c'è un capannone dove ci sono i bersagli, la palestra, eccetera, e poi anche in una zona esterna che è a Domagnano, del parco, una bellissima zona. Questi sono, diciamo, i due siti dove si fa il tiro olimpico, e quindi gli Arcieri del Titano. I Lunghi Archi, tra cui sono stato fondatore nel 1995, approcciano l'arco in maniera diversa, tiro istintivo, quindi un tiro prettamente nel bosco, dove si fa una mera simulazione di caccia venatoria, chiaramente su bersagli finti. Noi siamo prettamente per distogliere i veri cacciatori dalla caccia reale, per portarli a giocare con noi nel bosco, e ci succede anche che arrivano, perché molte persone stanchi anche della situazione venatoria sammarinese, no? Non prendono mai niente, quindi vengono a tirare con noi e qualcosa magari portano a casa a livello di soddisfazione. Quindi tiro diverso che poi ha sviluppato anche nell'ambito storico, e questo ambito storico ha generato la cerna dei Lunghi Archi di San Marino, gruppo che avrete visto sicuramente su nelle giornate medievali di San Marino in questi anni, dal 1996. Questa attività ha generato anche la Lega Arcieri Medievale Italiana, di 1500 iscritti e circa 80 città che vanno da Enna in Sicilia fino a Trento, e questa Lega Arcieri Medievali porta a San Marino ogni anno migliaia di persone per disputare il campionato di questa Lega. Quindi una federazione a tutto tondo dove abbraccia varie anime, e i Lunghi Archi seguono una cosa e il Titano un'altra. Che differenza c'è tra ricurvo, compound e le varie specialità di tiro con l'arco? Abbastanza, nel senso che il tiro con l'arco è un tutto. Il tiro con l'arco è anche con un arco fatto con le stecche d'ombrello. Okay. Però in realtà ogni arco ha la sua caratteristica, il suo modo anche di essere usato. Quindi possiamo partire da una carrellata di archi che non finiamo più, perché dall'arco ricurvo, piuttosto che il tartaro, piuttosto che lo storico, piuttosto che il compound, ognuno ha la sua caratteristica. Perché questo? Perché l'arco sono 30.000 anni che viene usato. E quindi, se vogliamo, ci sono state varie sfaccettature in tutti i continenti che hanno portato a delle forme geometriche diverse. Il compound ha una fortissima connotazione moderna, in quanto sviluppa la sua energia grazie a un meccanismo meccanico diverso dalla questione del ricurvo. Mentre nel ricurvo si flettono due flettenti, no, che vanno a caricarsi di energia perché si piegano, nel compound non c'è solo questo, ma c'è anche uno slittamento di una carrucola che fa come una leva, che nel momento che viene sganciata fa un effetto leva, e questo effetto leva permette di raggiungere quasi il doppio della velocità della freccia rispetto al ricurvo.
ed è nato il compound prettamente per andare a caccia, per non fare vedere la freccia arrivare agli animali. Quindi è un arco molto, molto micidiale, nel senso che anche il tiro, come possiamo capire, è diverso. Mentre partiamo dallo storico, la freccia la vedi volare, quindi c'è questa, questo trasporto, no? Diciamo, se vogliamo così, anche emozionale, del tirare una freccia che la vedi proprio andare verso la tua idea di dove la volevi lanciare, perché poi nello storico addirittura non c'è neanche il mirino, quindi si fa tutto tramite la mente e io voglio colpire là, e la cosa la indirizzo molto zen, se vogliamo, il vero tiro con l'arco. Poi abbiamo il ricurvo olimpico, dove invece ci aiuta a fare questo gesto un mirino che ci dà un'idea, e lì la freccia va molto più veloce. E il compound è una fucilata, nel senso che addirittura ci sono degli sganci che quando io tocco il grillettino come una pistola, la freccia non la vedo neanche dove va, arriva solo sul bersaglio immediata. E quindi sono tre modi diversi di vedere questo volo della freccia. Questo è a grandi linee la differenza tra un storico, un ricurvo olimpico e un compoundista. 30.000 sfumature di arco, se vogliamo. 30.000 sfumature di arco, esatto. Come è organizzato il settore giovanile nell'ambito del tiro con l'arco? Il settore giovanile è un punto delicato del tiro con l'arco a San Marino, perché non è immediato pensare a un avvicinarsi del tiro per poi svilupparsi all'interno di questa federazione in maniera così omogenea e continuativa. Il tiro con l'arco è uno sport, una disciplina un po' complicata, nel senso che è un po' come tutti, però in particolar modo se ti avvicini molto presto molto probabilmente ti perdi per strada, perché comunque per acquisire tecniche ci vuole molto tempo, può diventare anche noioso, può essere visto come una cosa al chiuso, se ci sono varie situazioni che portano più il ragazzino ad avviare un pallone piuttosto che andarsi a giocare un basket piuttosto che un pallavolo. Da noi è una cosa prettamente mentale, quindi è più rivolta a persone adulte, no? Più zen, se vogliamo. Questa cosa ha portato anche a delle difficoltà, però abbiamo molti ragazzini, non tantissimi, molti, che si divertono, ma come arrivano? Arrivano prettamente coi genitori, più verso i lunghi archi, poi, perché i lunghi archi sono delle persone che vengono lì per divertirsi, di solito arrivano anche le famiglie, no? Quindi arrivano i genitori e anche i bambini. Nell'ambito del titano invece la questione è un pochino più complessa, perché facciamo i corsi, cominciano 10, 15, 20 bambini, specialmente dopo lo sport in fiera, e gradualmente si perdono per strada. Non è facile mantenerli, quelli che rimangono e magari hanno anche passione, l'ultimo ragazzo è andato alle Olimpiadi giovanili, insomma. Si sono concluse appunto di recente le Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Anche nel tiro con l'arco abbiamo avuto in gara un nostro atleta, Leonardo Tura, che purtroppo ha avuto anche una certa sfortuna di scontrarsi anche con un tiratore coreano molto forte. Ma al di là del risultato, come federazione, come avete vissuto questa competizione? Leonardo è stato, tra virgolette, il risultato, il prodotto di un percorso che è nato diversi anni fa e che ha portato a, grazie anche all'aiuto del Comitato Olimpico, a portare questo ragazzo alle Olimpiadi di Buenos Aires. Un percorso che ci vede sviluppare da tanto tempo ormai i rapporti con la Federazione Internazionale, che nella figura del suo presidente Mario Scarsella ci vede abbastanza coinvolti, nel senso che ci ha sempre aiutato questa persona. Cioè, vede di buon occhio San Marino, questo è un discorso di politica sportiva, no? Che a volte aiuta. Questa politica sportiva, che è stata sviluppata negli ultimi 10 anni, ha portato a 2 wild card. Una è quella di Guidi Emanuele a Londra 2012. Ha riscontrato poi un bel successo di, diciamo, media a livello sportivo, come in questo caso abbiamo potuto giocare la nostra carta, che chiaramente era quella di un paese piccolo, no? Di una piccola federazione, e anche in quel caso ci siamo scontrati con il più grande arciere di tutti i tempi, perché ha fatto record olimpico, cioè era uno forte, un certo in coreano che è quello. Quel ragazzo ha fregato il nostro leve, ma di poco, e quindi quella volta è stato un discorso mediatico importante, perché poi dopo Emanuele è stato bravo anche a lavorarci sopra e a creare una situazione interessante per San Marino, perché io ero su a Londra e ci fermavano in giro per i centri commerciali
facendogli la richiesta dell'autografo, insomma, uno che era arrivato al 64esimo del 64. Quindi a livello mediatico è stato interessante quella volta, questa volta un po' meno perché il ragazzo chiaramente più giovane, però è stato anche qui frutto di una wild card, sempre arrivata grazie alla nostra politica sportiva, e questo ragazzo ha avuto la possibilità di vivere 21 giorni giù a Buenos Aires, scontrandosi con i più grandi arcieri della sua età del mondo. Anche lui ha avuto la sfiga, la sfortuna, si può dire, non lo so, comunque, di scontrarsi con un ragazzo, un fenomeno, e quindi era segnata la questione. Però è riuscito a vincere un set, anzi, il primo set l'ha vinto lui, e quindi come la prima freccia di Guido Emanuele a Londra, che fece più dell'altro, in questo caso addirittura Leonardo è riuscito a vincere un set intero. E questo è un bel risultato per un ragazzo di 15-16 anni, insomma. Quindi abbiamo portato a casa questa bella esperienza. Io credo che noi possiamo partecipare a questi livelli solo grazie a degli aiuti, tipo le wild card. Difficilmente riusciremo a classificarci nei migliori 64esimi del mondo, che ci sono aziende che si chiamano stati, che si chiamano federazioni, Germania, America, Italia, Francia, che non ti lasciano scappare chissà che. Però abbiamo avuto questa bella esperienza, insomma, due belle Olimpiadi, una bellissima cosa, una senior e una junior, e in futuro chissà, non c'è il 2 senza il 3, e quindi Tokyo non credo, però abbiamo un bel ragazzo, un bravo ragazzo, uno forte veramente, che si chiama Jacopo Forlani, che potrebbe ambire a livello senior per Tokyo 2020. Dunque, in conclusione, che obiettivi futuri ha la vostra federazione? Quello di consolidare questi rapporti, perché i rapporti internazionali sono molto importanti e vanno consolidati con una politica importante, sportiva, e con le persone giuste, facendo in modo che si coltivino queste possibilità. Poi da quelle nascono le occasioni. Un'occasione potrebbe essere sicuramente puntare a qualche altra Olimpiade, ma anche quella dei prossimi giochi di piccoli stati, perché non dimentichiamo che nel 2017 la nostra federazione per la prima volta nei giochi dei piccoli stati è riuscita tramite il compound, anche qui grande obiettivo della federazione, perché siamo riusciti a portare il compound, che è una tecnologia sportiva di arco, che non è mai stato inserito all'interno di competizioni sotto legge del CIO, perché il CIO predilige l'arco ricurvo, il ricurvo olimpico, e quindi il ricurvo olimpico era quello, mettere il compound è stata un'altra vittoria. San Marino è diventato per la prima volta un laboratorio, guarda caso ha dato vita alla prima competizione a Minsk, che sono ci saranno le Olimpiadi intercontinentali, dove ci sarà anche il compound, grazie a San Marino che è riuscito, no, a sperimentare questa cosa. Quindi, grazie a questa cosa del compound a San Marino nel 2017, nei Giochi dei Piccoli Stati, San Marino ha portato a casa un'altra medaglia d'argento. Adesso il futuro è sicuramente consolidare, continuare con i ragazzini, ci servono queste giovani leve, e fare in modo che tutti e tre i settori si sviluppino, andando a mettere delle cose interessanti su tutte e tre. Per quanto riguarda l'arco istintivo, ci chiedono di fare di nuovo il campionato italiano indoor, e per quanto riguarda l'olimpico si punta almeno a tornare nei giochi di piccoli stati. Era tutto per questa puntata di Sportivamente Parlando, ringrazio ancora Luciano Zanotti per averci raggiunto nel nostro studio. Grazie a voi di averci invitato per spiegare questo bellissimo sport che noi cerchiamo di portare avanti nel meglio a San Marino. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in Volo.